Grazie innanzitutto per questo bellissimo invito. Siamo a Rovigo, siamo all'interno di una fiera e l'architetto Nadia Fantini, insieme ad altri colleghi, ha organizzato una specie di mostra facendo risaltare, le cose fatte manualmente suoi e di altri architetti. Fiori. Come una persona che gira il mondo alla ricerca di fiori, alla ricerca di come si evolve la forma, del fiore a seconda della zona in cui vive. E l'avevamo proprio lasciata in questa ricerca. Ho visto che in questo momento la sua ricerca sta andando avanti. Allora, la mia ricerca si è, diciamo, spostata nel campo dell'architettura perché ho voluto unire fotografia ad architettura e quindi ho deciso di prendere delle fotografie e di rielaborarle per proporre delle cose, degli oggetti di arredo. Allora, in questo studio proponiamo della carta da parati. La carta da parati in questo caso viene sia dalla mia fotografia che ha sempre questo sfondo botanico e che quindi è un'elaborazione delle mie foto della natura, per cui vi sto facendo vedere velocemente delle cose perché poi ce ne sarebbero tante, quindi non possiamo soffermarci. E viene però anche, visto che non sono l'unica, perché siamo qui ospiti dello studio Paparella nel Palazzo Veronese, viene anche dal lavoro di altri artisti. Infatti, dopo le mie foto, che ripeto, si ispirano alla natura, che vogliono ricordare un po' anche il lavoro di William Morris. E dopo le mie foto ci sono come proposte della linea della carta da parati che è Yellow Wallpaper, ci sono delle proposte di altri artisti, che sono artisti che lavorano sempre nel campo della fotografia o della pittura o della scultura. Nella fattispecie ci sono i lavori di Paolo Farina, che è un altro fotografo, che fa una foto che lui stesso definisce futurista e che quindi ha come proposta delle cose astratte, molto però piacevoli, perché ci sono colori bellissimi che lui elabora dalla sua fotografia in movimento, che sono quelle che vi sto velocemente facendo vedere. E poi ci sono i lavori di Gabriella, che invece nascono dalle sue performance di scultura e che ha, diciamo, voluto così preparare, offrire al nostro book delle sue proposte particolari, proprio perché questo lavoro vuole essere un lavoro che ha un suo background, una sua storia che viene dall'arte, vuole essere una proposta di carta da parati fine a se stessa. Questo è il mio progetto, però questa l'arte wallpaper dopo bisognerà cercarsela perché io La troviamo non sull'internet. posso dare come riferimento Bonfiglioli pubblicità, secondo me posso dire la troverete su internet sotto il nome di Yellow Wall Design. Fammi vedere, è sempre uguale o ce ne sono di diversi tipi? No, e queste sono ha fatto queste stampe qua, Luisa, che tra l'altro le ragazze giù mi dicevano che secondo loro non sono ottimali perché sono un po' sgranate le foto. Tu cosa ne pensi? Mi dai per favore gli occhiali perché anch'io. No, guarda, mi dispiace Perché farti fare loro, un'assistente oggi. Luisa ha stampato le cose che le avevo elaborato io, però su questa, stampandole su questa carta, forse a parte questo disegno geometrico, l'altro un po' si perde. Aspetta un attimo, tirale un po' su, ecco così. Questo
Questo è un rendering suo, architetto? Sì, questo è un rendering mio che fa parte comunque di un progetto più ampio di Yellow Wall Design, che è questa proposta di carta da parati elaborata sulla base di opere artistiche. Quindi, insomma. E dove troviamo il modo per accedere a questo materiale? Se abbiamo una casa, una sala e vogliamo arredarla in un modo particolare. Ecco, ci sarà il modo di reperirla proprio con il suo nome su internet, con Yellow Wall Design. Yellow Wall Design, grazie. In questo piano del palazzo troviamo sia un riassunto delle cose che dicevamo prima, quindi la carta da parati, quindi rendering piccoli, la locandina della mostra e un piccolo catalogo delle opere di Nadia Fantini, Nature, e poi c'è una collana, questa collana di chi è? La collana fa parte dei gioielli di Marina che vedremo dopo nel piano giù. Qui abbiamo anche dei lavori di Cecilia Zanardi che diciamo sono uniti sotto il nome di Bottoni e Nuvole, che sono i suoi colletti, le sue bustine molto carine, le sue fasce per capelli, di cui abbiamo anche un'esposizione qui. Cose rigorosamente fatte a mano in Italia, tutte cose che vengono proprio da un lavoro, da un percorso personale di lavoro, di scelta di tessuti, di modelli, di colori, di addirittura c'è un colletto che Cecilia ha fatto producendo un tessuto da una sua fotografia, e quindi anche proprio il tessuto ha un suo percorso, una sua storia che viene. Sono due sgabelli. Vi faccio vedere velocemente, vengono tutti da un lavoro di riciclo, sono state rigorosamente riciclate in ogni loro parte, persino nell'etichetta, che è un vecchio biglietto da visita non più usabile perché c'è stato un cambio di indirizzo e che diventa l'etichetta. E ci sono vari tipi di materiali, qui ad esempio ci sono i tappi di sughero, perché cioè, l'idea che ci piace è quella di non buttare via niente. Ci sono bottoni antichi, ci sono tessuti di tappezzeria che sono rimasti, ci sono vari ritagli di tessuti. Questo book spiega un po' quante cose si possono fare recuperando cerniere, bottoni, tessuti, eccetera. Ci sono in questo piano anche i foulard, perché qui proponiamo anche i foulard di pura seta, che sono questi. Prendi sul foulard. Allora, come possiamo avvolgerci? Essendo di pura seta, sono usabili sia come sciarpina, perché l'idea è quella della sciarpina, sia come scialli, perché sono proprio molto piacevoli anche per una serata estiva, per scaldare le spalle. Ci sono varie. Oppure quando ci si siede per qualche spettacolo. Quando ci si siede per qualche spettacolo. Mettercisi proprio a sedere sopra. Esatto. Oppure quando sia freddo d'estate, mettercele sopra. Ci sono varie proposte, varie fantasie. E questa è la proposta dei foulard. Questi sono sempre i foulard di seta e i gioielli di Marina. Adesso arriviamo ai gioielli di Marina. Buonasera, architetto. Le volevo chiedere dove nascono i suoi gioielli. Gioielli che sono molto manufatti e che fanno un po' come i giapponesi,
che rivestono d'oro le stoviglie che si rompono. Lei ugualmente prende fiori, frutti, bacche e le ingioiella, le fa diventare dei preziosi gioielli. E da dove le è venuta questa ispirazione, architetto? Beh, sicuramente da una passione per i giardini, per la terra. Ho sempre raccolto fiori, foglie, e tanti anni fa ricordo di aver detto a Nadia: voglio farne dei gioielli. Poi è passato e poi ho iniziato anche a raccogliere pezzi diversi, avorio, e messi in un baule. Qualche anno fa ho cominciato a riprenderli in mano e a farne qualcosa, a riutilizzarli senza lasciarli là nascosti. E quindi un oggetto lo tocco e poi lo assemblo in qualche modo. E poi un giorno mi è venuto anche l'idea di utilizzare dei piccoli quadretti che fa mio fratello. Lui fa incisioni da sempre, dipinge, e quindi questo fa anche quelli come parte di una collana. Sì. Adesso li stiamo vedendo un attimo. Si basa un po' sul di assemblaggio, sia su quelle cose che si rompono e che in casa rimarrebbero così, diciamo quasi da buttar via, ma lei le riassembla e li fa ritornare a nuova luce vitale, e a ornare con l'arte il collo con i gioielli. E poi anche una ricerca sulla natura. Ho visto i suoi orecchini fatti con le foglie del ginkgo biloba, una pianta fossile, una pianta che diventa tutta gialla d'inverno e che ha un suo e che dà una sua luce all'inverno. Che bella, ha fatto oltre agli orecchini anche una collana col ginkgo biloba. Sono talmente anche conservate bene che sembrano addirittura disegnate, dipinte, che non siano vere foglie di ginkgo biloba. No, sono vere. Io ho voluto fortemente questa pianta nel mio giardino proprio per tutti gli annessi e connessi, e anche per le tonalità delle foglie che cambiano da primavera all'autunno. E io le raccolgo, le faccio seccare, le metto nel mio librone, le faccio in modo molto semplice e artigianale, questo mezzo foglio di giornale, e poi gli do semplicemente una passatina con lo smalto da unghie. Capisco che dureranno una serata, dureranno un giorno se portate, però certo. mi piace lavorarle. Di una pianta, in particolare della quercia. E un'amica un giorno mi ha portato queste bacche e mi ha detto: fanne qualcosa. E ho deciso che le avrei usate per una collana di questo tipo. Questa è la seconda che faccio. E ho scoperto che è un insetto che si crea questa costruzione sull'albero e le foro, l'insetto esce, restano dei buchetti che riempio in qualche modo e le uso, punto. Quindi anche gli insetti sono sistemati. Sì. Del mio giardino, che poi lavorandole ho scoperto che quando lasciate a terra si aprono a metà, spunta la piantina e loro diventano rossicce. E allora orecchino di mia nipotina. E da Berlino, e qualche giorno fa ho deciso che volevo fare il mondo in mano.
per fognature, sempre portate da mio nipote. Mi porta dei ritagli, degli scarti sostanzialmente di polietilene, e ho fatto degli orecchini e delle collane, con, aggiungendo un punto rosso, chiaramente. Vecchia collana, questo è avorio che avevo preso su una bancherella. In un viaggio? No. In una fiera dei fiori ad Este c'era una bancherella di beneficenza per i ragazzini dell'Africa, e allora ho preso un po' di, sono rimaste lì tanto tempo e qualche giorno fa le ho usate. Faccio così in genere, oppure tante cose me le portano. Studio di un vecchio notaio che probabilmente aveva qualche particolarità esoterica, perché è un serpente. E me l'ha portata un'amica, raccolgo quello che mi portano e lo riassemblo e lo fa diventare un gioiello. Questa è un'impugnatura di coltello, è molto, dà ancora più valore avere la spiegazione intanto che si vede il gioiello. Ma è questa la vera natura, la storia, sì, di un prodotto. È quello che faccio per me, nel senso che mi dà soddisfazione, mi dà piacere utilizzare un'impugnatura di coltello per fare un ornamento, che per carità non è gioiello, capisco, tutto uno dei pezzi mi li lasciano qua, che ho trovato. E quando mi viene in mente li uso. Di un mio nipote, recuperato anche questo, avevo dalle mie raccolte di anni questo corallo, è molto pesante però mi piace, io la porto qualche volta. E dove troviamo i suoi oggetti d'arte? A Rovigo, sulla rete, dove li troviamo? A Rovigo, nel mio ufficio in via Miani 5. Per il momento non so se riuscirò a fare altro. Certo, anche Cunails, si ricorda, aveva messo insieme tanti cocci di vetro, insieme sembravano un grande gioiello. Grazie architetto. Grazie. Prima mi sono seduta su una pila di riviste che però non tracimava, che era abbastanza stabile, insomma. E come ha fatto a... Ho raccolto le nostre riviste con quelle tele che si usano per le tapparelle, insieme con uno dei miei ragazzi. E quindi sono diventati sgabelli. E sono diventati sgabelli, poggiapiedi, mi dispiaceva buttare via certe riviste. Ma mi sembra un'ottima idea. Di gardenia sarebbero più belle magari fatti con dei cordoni di pelle. Intanto li abbiamo fatti così. Grazie. Qui a Rovigo ha chiuso e mi ha lasciato uno scatolone con nappine, con vecchie bigiotterie, vecchie cose, e io adesso le sto riutilizzando. Cordoni mi ha lasciato, bottoni. Questa. Ma guarda com'è bella. Buonasera Cecilia, anche lei fa parte di questa mostra su riciclo, riuso, riutilizzo, e ci dica un po', diciamo, il suo intervento su, in questo caso, su un intervento su pochette, su borse piccole e su colletti. Ci racconti un po', anche mi sembra che lei abbia una fascia. Sì,
È una fascia turbante, è un modello incrociato abbastanza largo che ricorda un turbante perché può essere portato anche ad altezza turbante. Io ho chiamato con turbante perché do un nome a tutte le mie, a tutti i miei accessori. Io adoro cucire, adoro i tessuti, ho una forte passione per l'accostamento di tessuti di diversi colori o diversi pattern, diverse fantasie o diversi spessori. E sì, mi sono concentrata in questa occasione in tre accessori un po' non convenzionali, diciamo, che sono appunto la fascia per capelli effetto turbante, il colletto che è un po' la rivisitazione dei vecchi colletti come si usava una volta, ecco, usare i colletti staccabili negli abiti, e queste pochette o anche qualche spilla ho portato, ecco. E i colletti, io li chiamo il signor colletto, li faccio di vario genere, tinte unite, utilizzo tessuti, amo acquistare tessuti o nei mercatini o durante i miei viaggi, vado sempre alla ricerca di tessuti anche vintage, per quello lì c'è anche il recupero. Io recupero intendo sia da vecchi abiti ma anche da vecchie mercerie, in vecchi negozi di tessuti, e quindi recupero in questa maniera. E oppure anche in piccoli oggetti come bottoni che possono essere decorazione dei miei pezzi. Alcuni colletti hanno un procedimento fotografico. Sì, io adoro anche la fotografia, è la mia passione, perciò ho provato, mi piace sperimentare sia nuove tecniche di cucito ma anche di stampa, perciò sono partita da una fotografia fatta d'inverno sulla sabbia, dove era appena passato il trattore, quindi si vedevano proprio questi segni del marcati del trattore, di questa sabbia arata. Ho fatto un particolare, una fotografia, una macro di questa foto, l'ho fatta stampare su un twill di cotone e poi ho realizzato delle piccole pochette e una serie di colletti. Ho fatto una capsule collection, diciamo, su questa piccola serie, ecco, di sabbia ispirata, quindi a volte mi piace stampare l'immagine sul tessuto e utilizzarlo. E le sue creazioni dove le troviamo comunemente nella vita? Io utilizzo due marketplace proprio specifici per l'handmade. Uno è una piattaforma internazionale che è Etsy e un altro è 100% italiano, di handmade italiano, che è A Little Market. E quindi troviamo lì le sue creazioni, che è Bottoni e Nuvole, il mio brand si chiama Bottoni e Nuvole, e quindi ho le mie creazioni, sì. Certi sono pezzi unici, certi sono mini collezioni, quindi si trovano più pezzi in questi due marketplace. Grazie Cecilia. Grazie a voi. Allora, questo bellissimo tavolo, lungo, spazioso e illuminato anche da una luce solare per molte ore al giorno, è pieno di acqueforti, e, diciamo, messe a più strati per valorizzare la molteplicità di queste opere. E di chi sono queste opere, architetto Fantini? Queste sono dell'architetto Luigi Paparella, che ha deciso di aprire le porte del suo studio agli ospiti per questo evento, dove vengono mostrate varie opere di arte e di artigianato. In particolar modo queste sono le sue opere artistiche, alcune delle sue opere artistiche, perché ha un'ampissima produzione. Per quanto tempo saranno in esposizione queste opere? Ma per quello che so io, all'interno sicuramente di questa fiera di Rovigo, per questo fine settimana, per questi due giorni. Poi credo che si ripeterà l'evento più avanti, in fine novembre, inizio dicembre. Troviamo i lavori su un sito internet? Questo non ve lo so dire, spero che arrivi l'architetto Paparella per darvi maggiori informazioni. Buonasera architetto Luigi Paparella, siamo qua in questo suo palazzo antico dove lei ha organizzato una mostra di acqueforti, ma non solo ha organizzato una mostra di acqueforti, la sua è un palazzo pieno delle sue acqueforti. E da quanto tempo ha iniziato a disegnare? Da bambino, perché
mi ricordo, io ho sempre disegnato, mia mamma fin da bambino per farmi stare tranquillo mi aveva comprato dei colori, dei fogli, io ho iniziato a disegnare, a scarabocchiare eccetera, poi ho incontrato in prima elementare ed ero in banco assieme a un altro bambino che piaceva disegnare, per cui passavamo invece di ascoltare la maestra, passavamo il tempo a fare delle cose, ci confrontavamo in questa maniera, cioè da lì è nata un po' la passione e mi divertivo a passare il tempo così a copiare, a vedere, a fare, cercavo di realizzare le cose come le vedevo. E poi mi hanno regalato degli altri colori, tra l'altro avevo uno zio acquisito che già dipingeva, era un po' un artistoide, quindi ho imparato subito fin da giovane a usare l'acquerello perché mi lasciava poi sti colori mezzi usati e io li finivo in qualche maniera con i fogli sui fogli eccetera, e poi ho iniziato a lavorare ad olio perché in quell'epoca poi i tubetti ad olio, io abitavo in un paesino un po' lontano dalla città, quindi non avevo grosse possibilità di potermi recuperare i colori ad olio in tubetto, ma c'era lì un fornitore di materiale edile che allora aveva le terre e io avevo letto poi, perché mi avevano regalato, un libro sul Vasari che insegnava alcune tecniche pittoriche e avevo capito che con le terre, l'olio di lino e alcune altre, la chiara d'uovo eccetera, si potevano produrre e realizzare i colori ad olio, per cui mi arrangiavo con i sei colori base e mi facevo questi vasetti con le tovaglie vecchie di mia madre, le intelaiavo e ho iniziato a fare un po' così l'olio. E poi io sono vissuto in un'osteria, quindi c'era frequentata da molta gente, e veniva anche per mangiare, venivano anche qualche personaggio importante di Rovigo, qualche insegnante del liceo artistico di Bologna per esempio eccetera, i quali quando avevano visto un po' le mie opere mi hanno un po' coltivato insomma, ecco, quindi da lì sono andato poi a Bologna all'Accademia e in quella sede ho imparato insomma, ho avuto la possibilità di capire l'acqua forte eccetera, e ho visto che era una cosa che mi era un po' congeniale, quindi poi mi piaceva la tranquillità di lavorare su una lastra, il lungo lavoro di preparazione, cioè proprio una cosa artigianale mi ha entusiasmato e ho iniziato a fare acqueforti. Da lì diciamo alla laurea in architettura. Ma no, la laurea in architettura sì, è stato un po' una... io avevo uno zio, un fratello di mia madre che era ingegnere, mia mamma aveva una famiglia molto numerosa, sei fratelli, uno avevano studiato praticamente tutti e uno era ingegnere, e allora mia mamma aveva l'orgoglio che io insomma dovevo fare l'ingegnere, no? Quindi mi ha fatto studiare, mi ha fatto andare, perché lo zio Isaia era diventato un po' così una specie di monumento per la famiglia, avendo... però a me l'ingegnere non piaceva, questo concetto di ingegnere era una cosa troppo fredda eccetera, per cui una volta finito le superiori ho voluto andare ad architettura, mia madre non era proprio soddisfatta. Firenze o Venezia? Venezia è più vicina, comoda, più vicina eccetera, e questa cosa mi ha sempre appassionato insomma. E quindi diciamo tutto questo in questo palazzo, in questo bellissimo palazzo antico, c'è tutta la sua storia. C'è tutta un po' la mia storia, sì. E quindi diciamo i disegni sul tavolo, quelli sono in vendita, gli altri sono di sua... No, ma tutto è in vendita. Io non ho mai venduto, di la verità, più che altro... Ho fatto mostre, ho fatto cose, ho venduto anche alcune cose eccetera, però ho sempre pensato che il vendere, preferivo magari regalarla la cosa, perché vedevo se capivo che a chi la regalavo magari faceva piacere, era una cosa che soddisfaceva eccetera, allora ero orgoglioso di questo. Poi ho accumulato tantissime cose, quindi a un certo punto ho deciso. Allora oggi con queste
signore, con Nadia Fantini, architetto design carte d'apparati, con Cecilia che fa appunto diciamo tessuti, e con la sorella, con sua sorella, per le collane, e diciamo un discorso di elaborazione, di land art addosso sulla persona. Lei diciamo si propone nel modo più classico di tutti, perché in fin dei conti offre una visione delle sue opere, e fino a che tempo, fino per quanto tempo potremmo vedere le sue opere? Ma qui penso che si possono un po' ammirare per tanto tempo, io spero. Adesso io ho intenzione di non fare più l'architetto, la professione, perché avrei raggiunto l'età pensionabile per la professione. E quindi farà però il suo stesso. E mi dedicherò appunto, penso proprio di più alla mia passione, insomma, questa voglia di esprimere, perché io, a me piace viaggiare e dipingere i luoghi, dipingere quindi le cose che vedo, le impressioni. Ho sempre avuto delle macchine fotografiche, ma le ho usate poco. Io viaggio con dei taccuini e lì mi faccio. Fa degli schizzi come schizzi. Turner, poi. Sì, come Turner. Ma anche altri tanti artisti facevano. Cioè, plein air, insomma, mi piace anche questa cosa, perché mi piace lavorare con i tempi, con le luci, con le avversità anche atmosferiche, quando piove, eccetera. Mi dà il senso di così combattere contro qualcosa, contro il tempo, contro la luce, contro la natura, e mi piace. Quindi penso che farò più spesso quindi questo tipo di esperienza. Va bene, allora speriamo di ritrovarci. Grazie architetto, buonasera. Grazie a lei.